In tutto il mondo sono conosciuto per la mia stupefacente capacità di spostarmi su pareti sottili senza difficoltà, grazie a dita incredibilmente aderenti. I cuscinetti che ho sotto le dita sono attraversati da pieghe ricoperte di setole che si ramificano in centinaia di minuscole terminazioni che sono in grado di attaccarsi, come fosse una colla, a quasi tutti i materiali e in quasi tutte le condizioni ambientali, anche sott'acqua o nel vuoto. Non si sporcano e non aderiscono l'una all'altra. Com'è possibile? Per anni gli scienziati se lo sono chiesti, avanzando le più svariate e bizzarre teorie, fino a quando finalmente, negli anni 70, conclusero che la magia è dovuta a proprietà intermolecolari di adesione, e solo nel 2002 riuscirono a capire che le forze chimiche coinvolte nel fenomeno erano quelle di Van der Waals. Senza trucchi e senza inganni, sono i milioni di peli sulle zampe che moltiplicano le forze elettromagnetiche di interazione con la superficie. E anche questa sera siamo pronti a compiere un viaggio, ma non andremo molto lontano, resteremo nel nostro paese per parlare di regali di Natale e di cetacei. Per le feste di Natale regalate ai vostri cari una balena. Sembra una presa in giro, ma in realtà non lo è, e ce lo può confermare il nostro ospite di questa sera che vado a presentare, dottoressa Francesca Zardin di Tetis. Buonasera Francesca. Buonasera a lei. Allora, grazie di essere qui con noi a Prometeo. Come facciamo a far stare una balena sotto il nostro albero di Natale? Beh, facendo un regalo etico, perché una balena intera non ci starebbe davvero, ma è un regalo simbolico. Ok, quindi un regalo simbolico, una balena, come si fa per regalarla? Si può scegliere di aderire alla campagna dell'Istituto Tetis, scegliere uno dei nostri capodogli e regalarlo virtualmente a una persona cara per proteggere gli animali. Quindi dobbiamo collegarci al vostro sito internet, ci puoi spiegare come si fa? Si va sul sito dell'Istituto Tetis, www.tetis.org, si segue il logo della balena natalizia e si seleziona quale dei capodogli piace di più. Noi ne abbiamo messi 6 tra i più conosciuti del nostro catalogo, si sceglie l'animale e la persona che riceve questa adozione vedrà la storia dell'animale, cioè quante volte l'abbiamo incontrato, dove nella nostra area di studio e se magari nelle varie volte era con individui diversi. Ecco, stiamo vedendo anche questa grafica, ringrazio la regia, con i vari capodogli che è possibile scegliere. Ci puoi descrivere meglio, ecco, che cosa sono questi animali, quali sono le loro caratteristiche? Il capodoglio è il più grande degli odontoceti, ovvero dei cetacei dotati di denti, ed è il secondo più grande animale che troviamo nel Mediterraneo, è la famosa Moby Dick. Però della Moby Dick del romanzo non ha assolutamente niente, perché è un animale pacifico e tranquillo che si può incontrare anche di fronte alla Liguria. Ecco, parliamo del vostro progetto, in cosa consiste e in quale area geografica si concentra? Il progetto, che si chiama Cetacean Sanctuary Research, è da più di 20 anni basato in Mar Ligure. Per la precisione la nostra barca parte da Sanremo e consiste nel studiare i capodogli, ma non solo, tutti i cetacei presenti nell'area del Mar Ligure attraverso diverse tecniche non invasive, per cui cerchiamo gli animali, scattiamo fotografie, cerchiamo di identificarli tra di loro e di registrare per esempio il loro comportamento oppure i loro suoni per capire che cosa sta accadendo. Ecco, se i nostri telespettatori vogliono regalare un capodoglio sicuramente devono conoscere meglio questo animale, quindi chiedo alla nostra regia di inviare la grafica con la carta d'identità del capodoglio e così la possiamo anche vedere insieme e possiamo descriverla. Quindi eccola qui. È il più grande predatore del nostro pianeta, o quantomeno dotato di denti. I maschi adulti raggiungono 18 metri, ma nel Mediterraneo non li troviamo così grandi perché quelli che abbiamo noi sono una sottopopolazione, che è di dimensioni ridotte, ma è molto importante da proteggere perché sono isolati geograficamente e geneticamente rispetto a quelli dell'Atlantico. Quindi sono proprio i nostri, sono speciali e per il fatto di essere isolati sono più soggetti a una serie di minacce. Ecco perché dobbiamo studiarli e proteggerli. Ecco, all'incirca quanti esemplari sono presenti nell'area geografica che abbiamo appena visto? Allora, è molto difficile da dire. Posso dirti che in questi anni abbiamo raggiunto 118 animali nel catalogo e che ogni anno se ne aggiungono di nuovi. Ma dirti quanti capodogli ci siano nel Mediterraneo è ancora una domanda a cui nessun ricercatore sa rispondere. Pensiamo che siano più nell'ordine delle centinaia piuttosto che delle migliaia. Quindi sono veramente pochi animali.
e sono molto a rischio. Questo li rende estremamente fragili. Ecco, cerchiamo di specificare bene quali sono i rischi maggiori e quali sono sicuramente le cause che mettono a rischio questi animali. Purtroppo c'è una serie di cause che si vanno a sommare tra di loro. Per esempio le collisioni con le imbarcazioni. Noi vediamo gli animali con i marchi di queste enormi collisioni con barche e eliche e vediamo solo quelli sopravvissuti ovviamente a questi incidenti. E l'inquinamento, quello chimico. Perché i cetacei del Mediterraneo, specialmente quelli di piccole dimensioni, delfini, sono 10 volte più inquinati rispetto a quelli dell'Atlantico, proprio per tutto quello che versiamo nei nostri mari. E vi è l'inquinamento acustico, a cui nessuno pensa di solito, ma ogni volta che ci approcciamo al mare con le nostre barche, con i lavori per allargare un porto o con i traghetti, noi stiamo producendo rumore. E stiamo disturbando questi animali perché loro navigano, predano e svolgono tutta la loro vita tramite il suono, non usano gli occhi come senso principale, quindi li stiamo assordando con il nostro utilizzo del mare. Ecco, tornando alla scelta del capodoglio, abbiamo visto prima il catalogo, questi 6 sì. bellissimi esemplari e ho visto che una curiosità, ecco, sono tutti nomi maschili, possiamo anche rivedere appunto il catalogo degli animali che è possibile scegliere dal sito di Tetis. Ecco, perché sono tutti maschi? Non per maschilismo da parte nostra, perché i ricercatori sono quasi tutte femmine nel nostro istituto, ma perché i nostri animali sono maschi. Lo sappiamo da analisi genetiche che sono state condotte nel passato su alcuni campioni di pelle prelevati dagli animali, perché i capodogli hanno quella che si chiama una segregazione sessuale. Le femmine con i giovani da una parte e i maschi dall'altra. I maschi vanno a formare quelli che chiamiamo i gruppi di scapoli, che passano il tempo a girovagare per alimentarsi, non interessati alle femmine, ma solo, potremmo dire, veramente a stare tra di loro. E la differenza è che mentre le femmine rimangono a latitudini più basse, i maschi salgono. E nel resto del pianeta, perché il capodoglio si trova ovunque, salgono anche fino a latitudini polari. Ma ovviamente il Mediterraneo ha un limite geografico, che è proprio il nostro Mar Ligure. E quindi, come accade nel resto del mondo, i gruppi di maschi tendono a stare al di sopra del 40° parallelo. Ecco perché li troviamo più facilmente lì. Ma se vuole invece andare a trovare le femmine, deve scendere alle Baleari o davanti a Napoli. Le isole di Ischia e Ventotene, per esempio, hanno gruppi di femmine, sempre per rimanere in Italia. Ecco, nella nostra chiacchierata pre-intervista tu mi hai detto che nel 2007 c'è stato un numero elevato di avvistamenti, quindi abbiamo avuto un aumento del numero di questi animali oppure ecco si sono mossi in cerca di qualcosa? Esattamente, per noi è stata diciamo una festa, perché vedere di colpo comparire tutti questi animali inaspettatamente dopo anni di ricerca poteva dare l'illusione che fossero di più, ma stiamo parlando di animali che hanno una storia naturale biologica molto lunga, un'aspettativa di vita in teoria lunga, quindi non sono aumentati di colpo di numero. Quello che è accaduto è che si sono spostati. Bisogna immaginare che il capodoglio è un animale che nei maschi è intorno ai 13-14 metri. Il Mediterraneo per lui non è così enorme come sembra noi. E quindi questi animali semplicemente si spostano dove possono alimentarsi, dove c'è cibo. E che cos'è che sta cambiando? Probabilmente il clima. Il Mediterraneo si sta scaldando come tutto il resto dei tutti gli altri mari del mondo e questo fa sì che loro debbano cercare di andare dove vi è ancora da mangiare. Il Mar Ligure, per le sue caratteristiche idrogeologiche, è rimasto una delle parti più fredde del Mediterraneo e questo ha consentito agli animali di trovare una zona alimentare favorevole, quindi ecco. Si sono solo concentrati. Ecco, quindi è l'obiettivo di questa raccolta fondi è quello di preservare l'ambiente in cui vivono e quindi anche preservare questa specie importante. Qual è la minima donazione che è possibile fare attraverso la scelta di questo originale regalo? La donazione minima è di 10 euro. Quindi diciamo che è molto democratico come regalo e servono per finanziare il progetto. Il progetto ha lo scopo di conoscere, studiare per poter produrre dei dati scientifici validi da presentare ai governanti e ai legislatori come strumento per poi andare a proteggere in maniera effettiva gli animali.
Ecco, quindi ricordiamo in ultimo, stiamo per chiudere, come si fa a regalare uno di questi animali, per esempio, non so, ai vostri cari per appunto le feste di Natale. Chiedo alla regia anche di mandare di nuovo il sito internet e poi anche... Sì, si va su www.tetis.org, si segue il logo del capodoglio natalizio, si sceglie uno dei sei animali e il destinatario del regalo, o ci si può fare anche un regalo a se stessi, e si sa che si sta facendo un regalo etico e un regalo che va effettivamente a fare la differenza per questi animali. È un regalo veramente molto originale. Tra l'altro a me piaceva Fede, era il primo in alto a sinistra sul teleschermo. Ti ringrazio Francesca di questa tua intervista, ti auguro sicuramente un buon lavoro, un in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie. Grazie mille. Se avete bisogno di altre informazioni, mi raccomando, scriveteci al nostro indirizzo mail meteo@class.it. E adesso torniamo subito a parlare di meteorologia, perché è assolutamente necessario sapere che tempo farà nei prossimi giorni. Il freddo continuerà, vado subito a collegarmi con Michele. Sì Matteo, il freddo sicuramente ha le ore contate, non sarà così invece per il maltempo, avremo infatti ancora pioggia almeno fino al weekend. Andiamo subito nel dettaglio, partiamo dalla giornata di mercoledì, abbiamo già visto nel dettaglio cosa succederà sul versante adriatico, quindi ancora nevicate fin sotto i 500 metri su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, con fenomeni anche localmente abbondanti proprio in Appennino centro-meridionale, rovesci anche su gran parte delle zone meridionali, solamente la Campania esclusa, con neve anche qui a quote basse al di sotto dei 500-700 metri. Migliora il tempo al nord e sulla Sardegna, con temperature però in netto calo, ancora molto molto freddo. Andiamo subito a vedere quello che accadrà giovedì, sarà un po' la giornata di passaggio di consegne tra la vecchia situazione di freddo e di neve e la nuova che poi ci accompagnerà nel corso del weekend, con aria più mite ma anche più umida, quindi con nubi in aumento su tutto il paese, mattinata gelida ancora, temperature al di sotto dello zero su gran parte delle pianure centro-settentrionali, poi nel pomeriggio netto aumento termico soprattutto sulle zone meridionali. Attenzione agli ultimi scrosci di pioggia solamente sul basso Adriatico, lo Ionio e il nord della Sicilia. Cosa succederà poi nella giornata di venerdì? Ebbene, arriva la nuova situazione, quindi aria più mite, più umida proveniente da sud, porterà piogge a partire soprattutto dalla seconda parte della mattinata su tutto il versante tirrenico centro-meridionale, ma in particolar modo al nord, e questa situazione potrebbe portare la neve almeno inizialmente fino in pianura padana, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, con localmente anche fenomeni di gelicidio. Ovviamente i venti si disporranno tutti dai quadranti meridionali, quindi avremo un netto rialzo termico soprattutto al centro-sud. Ecco, grazie Michele, hai appena citato una parola che sembra quasi una minaccia, gelicidio, quindi direi di concentrarci proprio su cosa significa e sulla neve che cadrà proprio nella giornata di venerdì. Sì Matteo, in realtà è effettivamente una minaccia molto seria, non solo per il traffico veicolare ma anche e soprattutto per i pedoni. Il gelicidio non è altro che la pioggia che cade allo stato liquido al suolo ma con temperature negative, questo perché magari più in alto, ad alta quota, è presente aria più mite con temperature al di sopra dello zero. Che cosa accadrà proprio tra la notte di giovedì e la prima mattinata di venerdì? Ebbene, questo afflusso di aria molto mite, molto più umida, proveniente da sud, si troverà a scorrere al di sopra di un vero e proprio lago, un cuscino freddo presente in pianura padana, appunto formato in questi giorni di aria gelida proveniente da nord e da nord-est. Scorrendo sopra avrà ancora le caratteristiche invernali in alcune zone, in particolare Piemonte e Lombardia, e in altre invece avremo appunto il fenomeno del gelicidio. Andiamo nel dettaglio con le previsioni al momento, che danno appunto neve su gran parte del Piemonte, della Lombardia, di tutto l'arco alpino e prealpino fino al nord-est. In questo caso però la neve non interesserà le pianure, in particolare sul Triveneto, e nelle zone segnalate appunto in rosa abbiamo segnalato la possibilità di gelicidio, quindi soprattutto sull'entroterra ligure tra Genovesato e Savonese, e anche sul tratto della Via Emilia tra Piacenza e Reggio Emilia. Saranno queste sicuramente le zone a maggior rischio. Pioverà invece su tutte le zone centrali tirreniche a causa del rialzo termico. Naturalmente gli accumuli che avete visto, circa 5-10 cm, sono una stima assolutamente da rivedere nel corso dei prossimi aggiornamenti, così come la possibilità del gelicidio, che in quel caso potrebbe portare davvero molti molti disagi venerdì mattina su tutte le strade dell'Appennino.
E quindi previsioni meteorologiche sicuramente da rivedere, magari attraverso il nostro sito www.classemeteo.com, dove potete trovare il tempo che farà a casa vostra per i prossimi 10 giorni. Se invece volete rivedere questa puntata o quelle dei giorni scorsi, mi raccomando, sempre sul nostro sito classemeteo.com è presente il video center. Scriveteci anche al nostro indirizzo mail per qualsiasi questione, domande e anche critiche, meteo@class.it. Per questa sera abbiamo concluso l'appuntamento con Prometeo e per domani, solita ora, intanto buona serata con la programmazione della nostra rete. Ci vediamo domani. La riserva idrica più grande d'Europa rischia di scomparire, la colpa del riscaldamento globale. Come cambierà quindi il paesaggio delle nostre montagne e con quale velocità sta evolvendo? Tutti i dettagli domani con Prometeo.